Domenica di risurrezione. La Pasqua, che cade ogni anno, è il culmine della liturgia della Chiesa. E anche se cade come una consuetudine, è una novità perenne. Novità perché cade come celebrazione in un contesto sempre nuovo della vita, ma novità perché annuncia la novità vera che è Cristo risorto e vivo. È questo l'annuncio che la Chiesa offre oggi, che la parola di Dio ci pone dinanzi, in un modo che è usuale perché ogni domenica di Pasqua le letture della messa del giorno sono le stesse, cambia la lettura del Vangelo della veglia pasquale, quest'anno è di Marco, ma l'episodio narrato, quello delle donne che vanno al sepolcro e trovano la pietra già rotolata via, è comunque lo stesso. Al di là delle letture, l'annuncio che esse donano è di una chiarezza e di una forza sconcertante, sconcertante ovviamente per chi si pone con diffidenza davanti a questa realtà, la realtà cioè di un evento che è accaduto in un tempo preciso della storia, in un luogo preciso del nostro mondo, ma che poi è entrato, come dire, in una dimensione per noi non più percepibile, è la dimensione dell'Eterno. Noi diciamo è diventata anche un evento trascendente. Non c'è dubbio però che si tratti di un fatto che è accaduto nella storia dell'uomo, e cioè che un uomo che è stato ucciso, che è stato sepolto, che è rimasto nella tomba dal venerdì fino all'alba del sabato, in quell'alba è uscito dal sepolcro, per una potenza che il Vangelo ci lascia solo intuire e che poi vediamo in qualche modo manifestata negli incontri, nelle apparizioni di Gesù con i discepoli e che le prossime domeniche ci metteranno dinanzi. Un evento dunque che trascende la storia, perché l'eternità è qualcosa di sconosciuto a noi, qualcosa che da un lato si incontra con la vita dell'uomo, perché il Verbo di Dio che si è fatto carne è l'Eterno, che è entrato nel tempo, come già diceva il grande credente e filosofo Kierkegaard. E questo dà un taglio completamente diverso alla storia. Introduce una novità che la cambia di qualità dall'interno e cambia la vita di ogni uomo. Ma poi al tempo stesso dobbiamo riconoscere che questo evento che trascende la storia è davvero però un fatto storico. E l'autenticità di questo fatto è attestato da molte cose, non è il caso di elencarle tutte, ma già nei testi evangelici che abbiamo dinanzi in questa domenica vediamo che i discepoli testimoniano questo fatto coscienti della loro fragilità, coscienti della loro debolezza, se possibile cominciando proprio da Pietro, il quale nella lettura della messa del giorno tratta dagli Atti degli Apostoli annuncia dinanzi a Cornelio l'evento grandioso della passione, morte e risurrezione di Cristo come l'annuncio a lui, affidato a lui e ai discepoli, come testimoni di ciò che è accaduto. E quello che Pietro racconta, la missione pubblica di Gesù, i fatti avvenuti in mezzo al popolo dopo il battesimo nel fiume Giordano, e poi l'arresto, la passione, la morte, ma la risurrezione, tutto questo per Pietro è davvero il documento di una storia nuova, che va annunciata ad ogni uomo perché la sua vita possa cambiare. Questa è la missione che Pietro avverte, e Pietro ricorda bene la sua fragilità, il suo tradimento, la sua debolezza, che la scrittura non nega. Dunque questa testimonianza è davvero autorevole, come quella delle donne. L'Evangelo della veglia pasquale, che è tratto da Marco, vediamo le donne, Maria di Magdala, Maria di Salome, che vanno al sepolcro e poi ricevono l'annuncio da questo giovane seduto alla destra nella tomba vuota: voi cercate Gesù Nazareno, è risorto, questo è il luogo dove l'avevano sepolto, ma non è qui, andate. Allora questa realtà delle donne che diventano testimoni, che vanno ed annunciano ai discepoli la risurrezione, ed essi non crederanno peraltro, è anche la testimonianza di una verità storica un po' scomoda. Le donne non contavano molto allora dal punto di vista sociale e giuridico, e quindi anche nelle deposizioni, diremmo così, di testimonianza in tribunale. Allora questi elementi, la stessa tomba vuota con quella nudità spoglia piena di tracce però,
che i cristiani conserveranno con amore per sempre, ecco per noi la tradizione, no, del pellegrinaggio al Santo Sepolcro. È il luogo, cioè, dove Cristo è stato sepolto, ma da dove è uscito per una vita senza più fine. Questo annuncio davvero è per ciascuno di noi oggi. E questo merita di essere sottolineato perché se è dentro la storia, la cambia completamente. Allora è quello che poi Paolo dice nelle lettere ai Colossesi, cioè di guardare non più alle cose di quaggiù, ma alle cose di lassù. Non è un distrarsi dalle cose del mondo, ma un comprendere che nella luce della Pasqua le cose del mondo cambiano di significato. Non possiamo più limitarci a viverle come se tutto finisse quaggiù. E viene da domandarsi allora dove sia tutta l'ansia di gioia, di salvezza, di eternità dell'uomo, se oggi dovessimo accontentarci soltanto del benessere fisico, dei progressi della medicina, della scienza, della robotica, perché no, per qualcuno della speranza che un domani un corpo morto possa tornare a vivere, ecco la pratica dell'ibernazione che si diffonde in qualche paese del mondo. Oppure semplicemente concentrare tutto qua giù e quando vediamo che la vita non è più degna, secondo alcuni, farla finita in qualche clinica svizzera magari. Se sono queste le attese che il nostro tempo in qualche modo restituisce al cuore dell'uomo, c'è davvero da restare molto amareggiati. L'uomo è fatto per qualcosa di più grande, è fatto per una vita senza fine, per una gioia a cui il cuore anela, ma anche la ragione in qualche modo dice: io non sono fatto per finire così. E dinanzi a questa testimonianza degli apostoli, delle donne, di un sepolcro vuoto, di un Cristo che poi apparirà, si farà riconoscere, noi possiamo dire oggi che davvero la storia dell'uomo è cambiata. E dunque è giusto che cambi anche la vita di ciascuno di noi. Costa la fatica di comprendere ed entrare in un percorso nuovo, ma in questo percorso nuovo non siamo soli. Questo Cristo che è risorto, che è vivo, è presente in mezzo a noi e ci accompagna. E questo è il senso allora del cammino che poi faranno Pietro e i discepoli. Dopo l'annuncio, dopo aver creduto, dopo aver controllato in qualche modo anche nella loro fragilità di credenti, le tracce e le testimonianze diventano testimoni senza più paura, testimoni con la forza dello Spirito fino addirittura al martirio, fino a dare la vita per il Vangelo. L'annuncio pasquale cade in un mondo, quello di oggi, che ha bisogno più che mai di sentirsi dire che c'è una ragione forte per vivere, per sperare, per lottare per il bene, per la giustizia. C'è una risposta forte a tutte le ansie di felicità. Gridiamo qualche volta questo bisogno di felicità e di gioia e lo interpretiamo in maniera molto individualistica, come una sorta di perseguimento continuo del piccolo piacere, del piccolo successo, della piccola stima pubblica, del piccolo potere, piccolo o grande, naturalmente. Ma tutto questo che cos'è? In fondo è davvero come un granello di polvere che sparisce nel tempo. La risurrezione di Cristo dà una risposta, è un sigillo di una felicità, di una gioia senza fine. Dice per che cosa siamo stati creati. Un po' come ricordava Agostino, siamo stati creati per Dio. E se non guardiamo a Lui, se non torniamo a Lui, non comprendiamo neanche il valore della nostra vita. Ci hai fatti per te, diceva Agostino. Allora oggi l'augurio di buona Pasqua per ciascuno di coloro che ascolta la parola di Dio è che questa parola entri nella nostra vita come davvero un profumo di primavera e la cambi da dentro e che questo si veda e che questo diventi un lievito, ecco, di gioia, di speranza per il mondo intero.